Il nocciolo è l'insieme delle barre di combustibile, così come quindi di quel componente che è fatto di tanti tubi che si chiamano guaine, dove dentro ci sono le pastiglie di uranio, di ossido di uranio. Quindi il combustibile è composto in effetti da un tubo di metallo dove dentro ci sono queste pastiglie di uranio, e queste sono le barre, che ce ne sono parecchie dentro un reattore. L'insieme di queste barre più le barre di controllo e di sicurezza che vengono inserite per arrestare o far diciamo aumentare di potenza il reattore costituisce il nocciolo. Il nocciolo è contenuto in un recipiente di acciaio, un cilindro di acciaio chiuso sotto e chiuso sopra, dove entra dell'acqua fredda e esce dell'acqua calda, esce del vapore, che è chiamato vessel, dello spessore di 20 cm, e questo recipiente diciamo è appunto il vessel che contiene tutto questo, contiene il nocciolo e quindi il combustibile e le barre di controllo. La fusione parziale del nocciolo significa che la temperatura del combustibile, che si aggira su in normali condizioni di funzionamento, sta sui 900 gradi, ha raggiunto temperature di circa il doppio e soprattutto ha raggiunto temperature, quindi 1800 gradi, temperature a cui sicuramente si fonde la guaina esterna di metallo, che si chiama zircaloio, che a 1800 gradi fonde. Quindi la fusione dello zircaloi, e prima ancora della fusione sicuramente il danneggiamento, perché prima di arrivare alla fusione queste guaine si danneggiano, nel senso si fessurano, si rompono, ha comportato due cose: che i prodotti di fissione non sono più contenuti all'interno di questi tubi e quindi escono fuori, e quindi a contatto o col vapore, si mischiano al vapore in forma gassosa, oppure con l'acqua, e quindi vengono trasportati dall'acqua che poi abbiamo ritrovato fuori. La seconda cosa è che l'aumento della temperatura della guaina, e quindi è conseguente, che corrisponde a un aumento di temperatura all'interno dell'uranio, della pastiglia di uranio, quindi al centro della barra di combustibile, che è ancora più alto di 1800 gradi. E quindi questo comporta l'inizio dei processi di fusione anche dell'ossido di uranio, che fonde completamente a temperature di 2800 gradi, però a 2200-2300 gradi comincia a avere dei fenomeni prossimi a disintegrarsi, ad avere dei fenomeni insomma di carattere distruttivo, diciamo così. Secondo me non c'è solo il reattore numero 2 che ha subito questo tipo di accidente, cioè la fusione parziale del nocciolo, ma anche l'1 e il 3, anche loro hanno subito una parziale fusione del nocciolo, cioè il danneggiamento delle barre di combustibile sicuramente c'è stato anche lì, in che misura nessuno lo sa e si vedrà. Ricordo che a Prima Island si scoprì dopo mesi con l'inchiesta ufficiale che il 25% del nocciolo si era fuso, quindi questo è una fusione parziale, e sicuramente è avvenuto anche lì. Perché lo dici? Intanto per la dinamica con cui, ripeto, si sono svolte le sequenze post-incidentali, ma soprattutto lo dico per la denuncia stessa della TEPCO dei giorni scorsi, del rilevamento di prodotti di fissione che non possono che venire dalla rottura delle guaine che contengono le pastiglie di uranio, e che quindi la rottura delle guaine significa che siamo a quelle temperature che dicevo prima, che sono il fattore indicativo principale dell'inizio di una fusione, di un danneggiamento esteso e di una più che possibile fusione di una parte del nocciolo. Quando si trova bario, cobalto, cesio, quindi non solo cesio e iodio che sono quelli più usati, ma la TEPCO nei suoi bollettini ha dovuto ammettere che ha trovato bario, cobalto, tecnezio, tellurio, insomma, che sono prodotti di fissione che non possono che venire, come dicevo, dalla rottura del contenimento della guaina di combustibile.
No, 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 diciamo che la fusione di uno dei reattori, se non in qualche modo accompagnata, perché credo che a questo punto ci sia poco da fare, insomma, quello che è successo si può solo stabilizzare, non si può tornare indietro, si può cercare di evitare il peggio, non ha influenza sugli altri. Può succedere che nella migliore delle ipotesi, appunto, riescono a stabilizzare questa fusione parziale e che non proceda oltre e che quindi non arrivi a danneggiare il vessel, cioè quel contenitore di acciaio spesso 20 centimetri che contiene il nocciolo, di cui la temperatura esterna sempre a detta della TEPCO ha già raggiunto i limiti di progetto, cioè 400 gradi, e questo è ulteriore indizio che se la temperatura esterna è a 400, dentro siamo ben oltre i 1500-1600 gradi, quindi siamo di nuovo alle temperature verso i 2000, per capirci. Riuscire a mantenere già questo e aspettando col tempo che il tutto torni a una condizione più gestibile è il risultato migliore. Il risultato peggiore è che non riuscendoci, la pressione, questo è l'elemento principale da tenere sotto controllo, è la pressione interna al vessel, che aumenta perché il calore di decadimento del combustibile nucleare, il combustibile nucleare non si spegne come gli altri combustibili, è un po' come le ceneri del legno che sotto rimane la brace, solo che la brace dura qualche ora, la brace del combustibile nucleare, per usare questa metafora, dura anni. Quindi per anni c'è un calore che viene prodotto, questo calore è una quantità significativa, è almeno l'1%, insomma, dopo un certo numero di giorni, quindi siamo grosso modo all'1% e l'1% di quei reattori lì, del 2, del 3, sono 25 megawatt l'1%, 25 megawatt sono 25.000 kilowatt, per dare un'idea a chi ha poca dimestichezza, è come avere 25.000 stoffette da 1 kilowatt messe dentro un volume della cubatura di un monolocale. Sotto le centrali nucleari c'è un solettone di cemento, molto spesso dell'ordine di 4-5 metri, prima ancora c'è un liner, cosiddetto liner, che è una lastra di acciaio di un paio di centimetri che diciamo, è interna a questa struttura di contenimento primario che è questo contenitore di calcestruzzo, che non è l'edificio che si è visto esplodere, attenzione, quello è l'edificio del reattore, una sorta di contenitore secondario, ma che in effetti non ha funzione di contenimento. Sotto tutto questo grande edificio di cemento armato, molto spesso c'è un solettone altrettanto di cemento armato, poi c'è la palificazione delle fondamenta, eccetera, eccetera. Poi c'è il terreno, ovviamente. Ecco, che tutto arrivi alla famosa sindrome cinese, che si buca tutto, finora non è verificato. Diciamo, ci sono state e ci sono ancora preoccupazioni, per esempio, per quello che sta accadendo a Chernobyl, però finora diciamo, non c'è una prova evidente che questo sia avvenuto o che possa avvenire. C'è una forte preoccupazione che questo possa avvenire, ma che cos'è che può frenare questa massa incandescente, anche se poi non è veramente incandescente, però dà l'idea, ovviamente. È che nel suo distruggere e penetrare le strutture sottostanti, comunque si mischia dei materiali inerti che in qualche modo anzi sicuramente ne ritardano l'efficacia, la temperatura, l'efficacia distruttiva, insomma, in qualche modo. Quindi alla fine si deve fermare, si dovrebbe, diciamo meglio, si dovrebbe fermare per la natura stessa, diciamo, delle strutture, insomma, e delle dinamiche in gioco. Dunque, a Chernobyl c'è stata la fusione del nocciolo e poi l'esplosione del nocciolo, ma non un'esplosione nucleare, c'è stata un'esplosione meccanica. Il pericolo maggiore anche oggi a Fukushima è che non si riesca a gestire l'aumento di pressione dentro il vessel, dentro il contenitore d'acciaio.
pressioni altissime, presenza di idrogeno, si innescano delle esplosioni di carattere distruttivo e quindi la grande nube che portò in aria i prodotti di fissione solidi, particelle solide, insomma. Ecco, questo potrebbe avvenire anche a Fukushima se non riescono a gestire la pressione interna. Avvenuto questo, come è avvenuto a Chernobyl, là si potette operare subito con gli elicotteri che portavano la sabbia, il cemento e non l'acqua, perché l'acqua vaporizza subito, è quasi peggio portare l'acqua, insomma qui i giapponesi hanno fatto delle sciocchezze, insomma, durante questa fase incidentale, come l'acqua di mare per esempio. E a Chernobyl invece fu possibile perché a quel punto il reattore era allo scoperto e quindi si poteva raggiungere il cuore caldo, il nocciolo, questa massa informe fusa tra combustibile nucleare e strutture metalliche, lì c'era anche la grafite che qui non c'è e sicuramente quella è un aggravante. Speriamo però da un lato che questo non avvenga perché significherebbe un evento di carattere distruttivo come quello molto pericoloso anche a lunghissima distanza perché porterebbe in aria veramente cose terribili. Dall'altro però non si può operare una diciamo come a Chernobyl perché gettare e costruire un sarcofago intorno ai reattori quando ancora il transitorio incidentale non è finito sarebbe un errore, insomma.